Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi all'aperto, insomma in un posto fantastico. Allora, vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Beh, come sempre ci si interroga su quanto possa durare questo governo e su come possono andare d'accordo, perché l'ultima questione che loro hanno in contrasto è la cosiddetta legge sulle autonomie delle regioni. È stato fatto un referendum, ci sono tre regioni che vogliono maggiore autonomia, Lombardia, Veneto e ci sarebbe anche, buongiorno ad Alessandro che vedo che si è collegato, e ci sarebbe anche l'Emilia Romagna. Oggi c'è una bella intervista di Bonaccini, il presidente dell'Emilia Romagna, tra l'altro del Partito Democratico, che dice: ma che c'entra qua, non è nessuna secessione dei ricchi? Perché la cosa straordinaria che sta succedendo sui giornali è che improvvisamente l'autonomia delle regioni, non è tanto improvvisamente, è diventata l'autonomia, la secessione dei ricchi, no? Parte il Fatto Quotidiano a sostenerlo, ma non è l'unico, perché insomma, siccome questa roba qui nasce dal governo giallo-verde, c'è questa puzzetta che l'idea sia la secessione dei ricchi. Comunque state tutti tranquilli, perché non è successo assolutamente niente ieri nel Consiglio dei Ministri, perché la secessione dei ricchi, che una parte della sinistra e una parte dei giornaloni, come direbbero i grillozzi, stanno evocando, non piace a una componente, quella diciamo di sinistra, del Movimento 5 Stelle. E quanto vale questa secessione? E anche qui secessione, scusatemi, questa autonomia delle regioni del nord, ma anche qui ci sono dei numeri molto strani, perché secondo i giornali potrebbe valere fino a 11 miliardi, ma poi dopo leggi il Foglio, che non certo può essere definito avere un atteggiamento tenero nei confronti di questo governo, e capisci dal Foglio che in realtà c'è una clausola di salvaguardia prevista dal Tesoro, per cui, scrive bene oggi il Foglio, per cui la finanza pubblica non dovrà spendere neanche un euro, buongiorno Franco, neanche un euro, buongiorno a Bartolomeo Giacchino, l'uomo che sta facendo una battaglia sitata, praticamente solitaria, grazie a lui insomma la vicenda piemontese è andata avanti, quindi buongiorno a Bartolomeo che ci sta guardando. Ma continuiamo: l'autonomia delle regioni del nord, questa clausola di salvaguardia che ricorda oggi il Foglio fa sì che non ci sia neanche un maggior costo da parte della finanza pubblica. Le regioni del nord vogliono semplicemente, ma non solo del nord, godere di un pochino di autonomia in più rispetto a quella attuale. Oggi sull'Avvenire, che si divide in due fondi, uno perché sì, l'altro perché no, uno quello del perché sì, cioè usare bene l'autonomia, ci racconta che sono 30 anni dalla commissione bicamerale di D'Alema che si parla di questa autonomia delle regioni del nord. Ma il pezzo migliore oggi lo fa Alberto Mingardi, perché racconta un numero, un solo numero, per il quale voi dovreste cercare di mettervelo fisso in testa, che questa secessione dei ricchi è una minchiata, questa secessione dei ricchi è una stupidaggine. Sapete perché? Perché se è vero che c'è una secessione dei ricchi, cosa che non è vera, è vero sicuramente che negli ultimi 40 anni c'è stata una redistribuzione dalla Lombardia al resto dell'Italia delle risorse, 54 miliardi di euro all'anno, avete capito bene? 54 miliardi di euro all'anno è lo sbilancio tra quanto pagano di tasse i lombardi e quanto incassano di spesa pubblica i medesimi lombardi. 54 miliardi, e quanto, come usando il gergo di questi pauperisti di oggi, quanto i ricchi danno ai non ricchi. Peraltro i non ricchi questi soldi li spendessero per migliorare le loro condizioni, dice Mingardi, ma non migliora per niente, cioè nonostante questa mega redistribuzione dei soldi dal nord al sud, il sud non ha migliorato le proprie condizioni economiche, infrastrutturali, politiche, insomma evidentemente la questione non è soltanto di soldi, è anche da come si spendono questi soldi. Ma per carità, a dirlo a Viesti e alle battaglie del Mattino e del Messaggero, che oggi dicono, non so, finisce Roma, si è visto cosa è successo a Roma riempendola di miliardi, cioè che mi sembra che sia in una specie di disastro collettivo. Se fossero bastati soltanto i soldi del nord a migliorare il sud, avremmo già risolto il problema. Ovviamente non bastano, soprattutto se spesi come li abbiamo spesi noi. Mingardi oggi sulla stampa, favoloso. Travaglio oggi ci spiega che è inutile fare un tunnel, cioè la TAV da Torino a Lione, per far sì che le merci arrivino un'ora prima. Dice: ma figurati se le merci vogliono arrivare un'ora prima a Lione. Ecco, con questo criterio, voglio dire, perché devono arrivare gli esseri umani un'ora prima? Per quale motivo, secondo un suo amato sottosegretario, ci si metteva soltanto un minuto e venti? Per quale motivo lo stesso Travaglio ci ha detto che non passavano le persone per quel buco, ma passano anche le persone? Per quale motivo, non so, migliorare
migliorare le infrastrutture aeroportuali, per quale motivo fare i cargo a Malpensa, per quale motivo se le merci non vogliono, per esempio, per quale motivo far sì che quel tunnel che oggi fa così e poi così ed è talmente piccolo che non passano i container non si possa migliorare. Vabbè, con questo criterio vale tutto. E sulla TAV direi che c'è minor polemica, perché siamo nel paradiso dell'intervento pubblico in Italia. La Cassa Depositi e Prestiti, dopo la bombastica intervista del suo amministratore delegato ieri nominato da Grillini, un tal Palermo, che ha detto che si occuperà di 60.000 piccole e medie imprese italiane, voglio vedere come se ne occuperà. Nel frattempo la Cassa Depositi e Prestiti, mentre fa finta di occuparsi di 60.000 imprese italiane, vuole raddoppiare la sua partecipazione in Telecom Italia dal 5 al 10%, scrivono Sole ed MF, il che vuol dire che noi abbiamo uno Stato in cui con i risparmi dei cittadini abbiamo la Cassa Depositi e Prestiti che interviene nella Telecom Italia, che è completamente fuori da controllo, in cui avrà già smenato la metà del suo investimento fatto dal passato governo, vuole avere la maggioranza dell'Alitalia, secondo quanto scrivono oggi tutti quanti i giornali, il 50% dice Di Maio di Alitalia deve essere in mano loro, cioè di una nuova società che è Ferrovie dello Stato e altre società pubbliche che abbiano più del 50% dell'Italia. E sapete perché? Per garantire i livelli occupazionali ed evitare licenziamenti, non per renderla più importante, più grande, cioè la finta che dicevano al passato, no, per garantire i livelli occupazionali ed evitare licenziamenti. Allora uno dovrebbe fare il calcolo: con tutti i miliardi che abbiamo dato all'Italia e che continuiamo a dare, con le tasse che abbiamo, per le tasse sui biglietti per sostenere le casse integrazioni di 7 anni sulle vecchie ristrutturazioni fatte da Berlusconi, Renzi, Babbo Natale e chiunque governato fino a ieri, ecco, se tutti questi soldi li avessimo messi in un cassetto e avessimo liquidato i 20.000 dell'Alitalia, probabilmente avremmo speso molto di meno, ma così non abbiamo fatto e quindi continuiamo, ennesimo governo, a non avere il coraggio di prendere il toro per le corna e dire che l'Italia così com'è purtroppo non funziona, cosa che mi spiace, perché io che faccio sempre da Roma a Milano mi rendo conto com'è efficientissima su quella tratta, ma bisogna calcolare quanto ci è venuto a costare, quella roba lì costa a noi italiani, non è che i soldi per cui noi finanziamo l'Italia arrivano così da Babbo Natale, anche questo finisce l'era nel frattempo della A380, il grande progetto dell'Europa, francesi e tedeschi, oggi leggetela, l'Europa quando è unita riesce a fare quello che gli americani non riescono a fare, dopo 10 anni, che per un aereo vuol dire nulla, cioè è nato nel 2007 il primo volo e finirà nel 2020, insomma dopo 13 anni scompare il dinosauro a due piani, l'A380, perché non lo vogliono più soprattutto i paesi emirati, perché un aereo da 853 persone con 445 milioni di costo è considerato fuori dalle mercati anche per i ricchi emirati. Complimenti alla grande industria gigante europea che riesce ad azzeccare tutto, almeno loro a differenza dell'Italia hanno il coraggio di chiudere un progetto che evidentemente non ha funzionato come si aspettavano. Sull'economia è molto divertente la questione della rottamazione delle cartelle che interessa tutti noi, perché Roma, Firenze e Milano, che hanno deciso di affidare la riscossione degli enti diversi da Equitalia, vi ricordate tutta la polemica di Equitalia che ci rompe le balle eccetera, bene, se tu hai fatto una società di riscossione diversa, beh, sapete che succede? Succede che tu non potrai rottamare secondo l'attuale decreto e quindi bisognerà fare una modifica al decreto appena approvato perché siano rottamabili anche le cartelle che non sono riscosse da Equitalia, insomma un gran casino. Telese oggi fa un bellissimo pezzo di retroscena in cui un po' circolava e torniamo alla politica, in cui ci racconta sulla verità che Salvini dice ai suoi che col Cavaliere non vuole proprio più averci a che fare. In sostanza, nonostante i buoni risultati regionali, lui del Cavaliere vuole stare il più lontano possibile. Ci sarebbe questo sondaggio che dice che senza il Cavaliere sta intorno al 31-32% la Lega, alleata col Cavaliere scende, buongiorno Susanna, scenderebbe al 25%. Beh, la storia di Amazon oggi immortalata dalla foto della deputata democratica, bellissima Ocasio, la deputata di New York che ha vinto nel Bronx, democratica, beh, è una storia favolosa perché Amazon voleva costruire una sua sede importante nel Queens, avrebbe portato, dice Amazon, tra 25.000 e 40.000 posti di lavoro in quella zona, un numero senza senso, stiamo parlando della società più ricca del mondo. Cosa succede?
che per fare ciò aveva preteso 3 miliardi di sconti fiscali per andare lì a New York. Lì c'è una concorrenza fiscale, non dico che sia l'autonomia delle regioni italiane, ma insomma lì è molto accesa. Quindi dice Bezos: io vado là, mi date 3 miliardi, creo molti posti di lavoro e miglioro la situazione. Beh, ve la faccio breve. Lo Stato Democratico di New York decide di non dare queste agevolazioni fiscali e Amazon dice ciao belli. Allora, perché è bello questo tema per un liberale? Perché bisogna capire se gli incentivi fiscali sono sussidi e se questi sussidi vale la pena di darli per creare posti di lavoro, che un'azienda che peraltro i democratici dicevano è talmente ricca che non c'è bisogno di sconti fiscali. Verrebbe anche da dire che gli sconti fiscali quell'azienda se li fa da sola, come le altre grandi company della Silicon Valley, attraverso la detenzione dei loro utili all'estero, e quindi non riportandoli in casa non ci paga le tasse. Pina, non sai quanto mi piace anche a me la zuppa esterna, perché con questo caldo, con questo bel tempo a febbraio, mi sembra un sogno. Direi che per oggi è tutto. Sul sito tante altre notizie di giornata, ve lo ricordo sempre, il sito nicolaporro.it. Se vi piace questa zuppa, condividetela. Ciao!